Oggi siamo qui con la signora Teresa che ci racconterà la vita e i tempi della guerra. Prego. Non ci tocca, a mia? Vabbè, ma ricordi di tutto. Tempo di guerra, prima di tutto, questo mi sta ricordando, le luci non c'erano in quel paese, l'illuminazione che c'erano, stavano le lampadine tutte blu, quelle che c'erano. Poi mi hanno lo gas sotto la porta, le porte, e firma, dico, qua è. Vi ho detto proprio, Sì. mentivano i panni bagnati sotto la porta con un traso lo gasso in casa. Poi figgiamo, non parla schegge reto l'ortale. Quando bombardavano, con ogni anno schegge, che poi c'erano lo stesso, e bombardavano e noi scappavamo tutti da tutta. Ne pigliavamo, quando sta mangiavamo, i frati miei si caricavano lo piatto, se ne scendevano, con tutto lo piatto in capo, a giai. Perché lì non mangiano, erano guagnone, no? Sì. Erano. Poi figgera, una piazzola all'ortale, un messo, commento, non lo fucili, mi tra gli aderici, commento. Pigliara che l'ortale mia, che era proprio un'ante dove stavano i fascisti, e ci ha spicciato alla provinciale, a Don Cadenia, lo coso, lo pino turco, non so ciò che tenia, a già mia lo gabba da già, lo pino 40. Tutti camminamenti, camminamenti, figgere, ogni tanto facevano questi piazzoli e mentivano tra gli attrici, mentivano. Poi stivano di fronte, mi dice quando basta, noi abitavamo di fronte a casa nostra, dove abitavamo. Quando c'era un soldato, quello l'ha già detto Sì, ancora, sì. lo soldato Garcio, a libertà, era libera uscita, e detto a firma, cosa non si è messo, come imparo lo paese. Secciato mezzo la piazza e non cercato bombardare, lo cristiano si sarete alla caserma, no? E visto uno volare all'aria con un manto verde e un mantello rosso. E ha detto, mo, ma tu vedi a Don Poggia questo, perché dice, a oggetto una birra, dice a firma, no, una birra niente, si è depositato sopra lo campanile della chiesa. Certo, ha detto firma sì, ha detto le cubavo alla chiesa e cubicio. Allora firma, le ha mostrato all'arciprete e ha detto questo vuole un bacio alla chiesa, lo conosce lo santo, Che con le bisco. mani all'aria cafagia. Quando è uscito, è camminato, ha detto questo era cafagia largo. Però ti so, io ho fatto, io ho una statua, ti sappan grazie, e la tu depositare io, quando avevo la paese mia. Di te c'era una figurina bella ranne, con forza etere, lo figgi in, chiamavo firma, ti se chiamo cosmo, alla chiesa, e in canao, e mi se sappan grazie, a da sopra. Poi bombardavano sempre. Ne scappavamo, sotto a doba da figlio, ma non mi mieno alla strada di nonna da, a Giai c'era un arolo di fica, c'era, ha detto la moglie, che sia marito moglie, portavano i piccini, e ha detto a me, ci sattimo tutta quest'arolo, largamone, se non largate, come hanno riato vicino allo pronto soccorso, che era tutta campagna un pronto soccorso, era. Tutta una piantata di avoli, che era di tamburrine, era. Hanno menato una bomba e tagliavo l'arolo della fica che c'era. E fortuna che se ne gli era qui, se no c'erano stati poco, non c'erano stati. Poi c'erano tanti soldati, con le mule, con i cavalli, con le cose, si attendarono tutti sotto, incastrarono le diavoli. Camolo, Frabo, con Barilla, dopo lo passaggio ribello della Sì. strada della torre. Ma tanto era tutta Campagna. campagna. L'ortale messi sono alla campagna, che già avevano frabbicato e hanno fatto lo supermercato che tenia Luca Succi, te lo sai, no? Erano già la campagna, siamo tutti questi qua. Ma, ognuno. La Basta? canzone che Ah. avevi detto? Si zicca, faccetta nera dell'Abessinia. Aspetta, aspetta, che la morte si avvicina. Quando sto vicino a te, grido, vivi il duce e vivi il re. Questa alla notte me la ricordai. Il figlio prima sveglio disse io, ma io sei raga, che
che cantavamo pure una canzone e me la ricordai, perché quando uscivamo alla scuola c'era Don Ciccio Sergio che aveva dalle case di fronte proprio all'angolo di quando aveva la nonna, poi il capo fascista, bisognava che canti, se no ti dia quelli di ricanci alle mani. Allora facevano, c'erano quelli che non volevano che canto, stavano con la bocca aperta, no? Come ci fanno a cantare? Se niente non ha, viene qua. Mi faceva alzare in alto e dicevamo cantare questa canzone, che la voce non la tengo. E dicevo, faccetta nera della bestia, aspetta, aspetta che la morte si avvicina. Quando sto vicino a te, grido, vivi il duce e vivi il nostro re. Quindi questa la dovevate cantare per forza, diciamo. La dovevate cantare per forza? Sì, 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 e era fascista Guido, lo capo era, e l'eravamo cantare in anteggio, no? Poi ne facevano uscire tutti, conni neri e camicetti bianchi e la cravatta nera, ne eravamo mitri. E io no, Guido era... Beh, a posto, va bene. Va bene. Allora, grazie. Mo, no, venite intorno a